Radio Radicale, siamo in collegamento con Domenico Giordano di Arcadia, per parlare degli effetti mediatici del caso San Giuliano. Noi quando succedono fatti di questo genere, e vicende, insomma, che finiscono sulle prime pagine di tutti quanti i giornali, una delle prime cose che facciamo è quella di guardare il ritorno, purtroppo anche il ritorno mediatico che si porta dietro una vicenda di questo genere, chi ci guadagna e chi ci perde. Mentre è scontato chi ci perde, non è chiaro se la controparte ci può guadagnare. Alludo a Maria Rosaria Boccia, che ha fatto scoppiare questo caso. Allora, lei che è molto attento agli sviluppi social di tutte queste vicende, che valutazione può fare? Ma se partiamo dall'autodefinizione che Boccia dà di se stessa, cioè di un influencer, la risposta è già in questa sua professione, nel senso che lei ci guadagna, in quanto dal giorno in cui lei ha pubblicato il 26 agosto scorso il post in cui ringraziava il ministro San Giuliano per averla nominata consigliera per i grandi eventi del Ministero della Cultura, l'account Instagram di Maria Rosaria Boccia ha guadagnato ad oggi, 4 settembre, 20.000 nuovi follower, e noi sappiamo bene quanto gli influencer possano vendersi, fra virgolette, commercialmente la consistenza della propria fan base. Quindi in questo caso la risposta è: ci guadagna la Boccia rispetto a San Giuliano, se si parte dal fatto chi è influencer e chi è politico. Ho capito, però se noi dovessimo, allora, noi parliamo, misuriamo in qui diciamo, la popolarità attraverso gli account social dei protagonisti della vicenda. Allora, che evoluzione ha avuto l'account di Maria Rosaria Boccia? Che evoluzione ha avuto? Ha avuto un'attenzione e un, restando sempre nella sfera degli indicatori di performance, ha avuto un'evoluzione sicuramente in positivo, nel senso che fino a qualche giorno fa l'account della signora Boccia era visto da pochissimi utenti, da pochissimi follower che interagivano con i suoi contenuti. Ad oggi, invece, se andiamo a guardare il tasso di engagement, abbiamo già un tasso di engagement a doppia cifra dell'11-12%. Quindi, che significa questo? Significa che in qualche misura la sua capacità di generare audience e di avere visibilità, poi bisogna capire se questa visibilità è spendibile su dei percorsi professionali. E questo è un altro tipo di ragionamento, però ad oggi sicuramente è passata dallo stare in un cono d'ombra, almeno per quanto concerne l'Olimpo degli influencer, pur a una condizione in cui è uno degli account che vengono più visitati nelle ultime 24-48 ore. Quindi sicuramente ha oggi una visibilità che fino a qualche ora fa, fino a qualche giorno fa, poteva sognarsela tranquillamente. Questo che cosa produce per la protagonista che riceve tutti questi, diciamo, nuovi follower? Possiamo quantificare, diciamo, come si sta sviluppando questo fenomeno? Perché ho visto che lei l'ha proprio misurato. Sì, intanto è un fenomeno dove c'è stata un'accelerazione proprio nelle ultime ore, a partire dalle ultime 12 ore, nel senso che per tutto il mese di agosto, quando ancora non si sapeva nulla, oppure pochi conoscevano l'esistenza di Maria Rosaria Boccia quale potenziale consigliera del ministro San Giuliano, l'account guadagnava un follower, due follower ogni singolo giorno. Oggi siamo arrivati invece ad una progressione. Oggi intendo nelle ultime 12 ore, ad un follower ogni secondo, perché non passa ora se non con l'account della Boccia che guadagna almeno 1.000 follower. Nel mentre noi stiamo facendo questa disamina, questa chiacchierata, l'account di Maria Rosaria Boccia ha superato il muro dei 45.000. Stamattina intendo alle 8 di questa mattina, erano 38.000.
fino a qualche giorno fa erano 27.000, quindi è una progressione sicuramente interessante. Poi bisogna capire se questa progressione e questo tetto che prima o poi si fermerà, e credo che si fermerà, detto sinceramente, nel momento in cui, lo dico, ma San Giuliano presenterà le sue dimissioni o sarà costretto a farlo o ieri saranno chieste, e quindi questa progressione si arresterà. Poi bisognerà capire quanto il bottino, lasciatemi passare questa espressione un po', diciamo, medievale, il bottino potrà essere utilizzato dalla boccia per continuare o per avviare un percorso professionale, per spenderlo in altri ambiti. Io credo che in questo caso, lasciatemi passare questa seconda espressione, in questo momento lei sta lavorando su una strategia della rabbia e della delusione. Non c'è una strategia precisa, ok? È più dettata dalla rabbia e della delusione per come si è evoluto un rapporto personale tra i due, però intanto questa strategia della rabbia e della delusione sta portando a lei dei risultati. Ecco, questi risultati come si trasformano? Perché una persona che va in giro portandosi una telecamerina segreta che fa vedere dei documenti riservati, poi quale credibilità Ma si... sì, c'è questo rischio ed è evidente, soltanto che poi noi dimentichiamo un altro aspetto fondamentale che è parte diciamo, dell'infosfera delle piattaforme. La celebrità in qualche modo mangia o divora la reputazione, in alcuni casi, e l'abbiamo visto in tante occasioni anche recenti, cioè la molla della celebrità diventa più importante rispetto alla molla della reputazione, della credibilità personale, dei cosiddetti valori, diciamo, oggettivi. E quindi, anche nel caso della boccia, io credo che in una prima fase, dopo che è passata la Buriana, la celebrità in qualche modo possa mettere da parte la reputazione. Allora, Dobbiamo uscire da una logica, diciamo, fisica della realtà e entrare soprattutto invece in una dinamica, non è bello, però è così, una dinamica invece di funzionamento dell'algoritmo. L'algoritmo si ciba di celebrità, di indignazione, non si ciba di sani valori o di sani principi. pensa che questo abbia in qualche modo distrutto o comunque messo in seria difficoltà la credibilità del ministro. Pensa che le dimissioni saranno irrevocabili, inevitabili. Io credo di sì, io credo di sì, anche perché oggi, che ne dica la Costituzione, la percezione viene prima della Costituzione, mi spiego, saranno inevitabili perché questa sua, diciamo, perdita di reputazione, di credibilità, incide sulla perdita, su una potenziale reputazione del Premier, del Presidente del Consiglio. Quindi è un percorso, ormai è un vicolo cieco, è obbligato necessariamente, se non oggi, se non domani, ma anche dopo, se anche la Buriana dovesse terminare oggi, se anche Maria Rosaria Boccia non dovesse più pubblicare da qui al 20 settembre, quando si aprirà il G7 per la cultura a Pompei, non dovesse più pubblicare storie, inevitabilmente un secondo dopo la fine di quell'appuntamento internazionale, io credo che avremo un diverso inquilino al Collegio Romano, quindi al Ministero della Cultura. È chiaro che questa vicenda lede la reputazione della persona. Su questo bisognerebbe aprire un dibattito formativo per dare ai politici che considerano ancora in maniera molto superficiale i rischi, i pericoli e le opportunità dell'infosfera digitale. Su questo potremmo riflettere, su come, diciamo, in qualche modo, adottare degli accorgimenti minimi per evitare poi un effetto del genere. Perché il politico, il leader, dimentica molto spesso una lezione fondamentale. La propria identità digitale sulle piattaforme esiste a prescindere dal fatto che io posti o meno un selfie.
Quante volte un leader politico termina un comizio, un incontro e fa centinaia di selfie che altri postano a modo suo? Quei sorrisi, quegli atteggiamenti, quei modi, quei comportamenti incidono sulla percezione che gli utenti hanno di un'identità digitale che molto spesso non corrisponde con l'identità fisica della persona. Invece, in questo caso, quello che è la lezione di fondo di questa triste vicenda, per me triste, da un punto di vista, diciamo, anche di comunicazione politica, è che i leader, chi è esposto, chi è rappresentante delle istituzioni, non tiene conto che molto spesso l'identità digitale non la costruisci da sé, la costruiscono gli utenti per te, e quindi l'identità digitale in qualche modo diventa una gabbia, come in questo caso per San Giuliano, una gabbia vera e propria grazie ai post, alle storie che in queste ore Maria Rosaria Boccia sta facendo vedere a tutti. Allora, noi abbiamo definito Maria Rosaria Boccia un influencer. Noi abbiamo visto che anche la GCOM ha cercato di dare delle nuove regole agli influencer. Tra le cose che abbiamo visto che ha fatto in questi giorni Maria Rosaria Boccia, c'è qualcosa che non avrebbe potuto fare se avesse superato, diciamo, adesso non so qual è la quota per definirsi un influencer di follower, adesso No, no, non. ma anche la quota di 20.000, no? Che lei aveva abbondantemente superato perché, come ho detto poc'anzi, già ad agosto abbiamo 27.000 follower. Vengono definite delle categorie, sono dei micro-influencer, Sì. degli influencer anche locali, che ovviamente Sì. non possono essere paragonati ai milioni di follower che ha una Chiara Ferragni o chiunque altra. Però comunque è una micro-influencer, cioè incide su quel contesto territoriale. Cosa poteva non fare? Secondo me, tante delle cose che ha pubblicato, poteva non fare, ma anche in quel caso, secondo me, paga l'inesperienza, paga il fatto che ha considerato il mezzo, l'account, in questo caso social di Instagram, come uno strumento per parlare al mondo, ma non ce n'era bisogno di parlare al mondo, cioè, non ne aveva bisogno lei. E oggi pomeriggio Maria Rosaria Boccia telefona a Domenico Giordano e gli chiede un appuntamento nella sede di Arcadia. Cosa fa Domenico Giordano? Le chiede se sta registrando la telefonata. Vabbè. E se la fa venire, la fa perquisire all'ingresso? Ma sì, no, le faccio togliere gli occhiali, la prima cosa. In queste ore si è discusso sugli occhiali Ray-Ban collegati a Google, che sono i Google Eyes che lei indossava ogni volta che, o in alcune circostanze in cui è andata al ministero. Secondo me entrambi sono vittime di questa vicenda. Sì, lo è sicuramente il ministro San Giuliano, per quanto mi riguarda, e lo è la stessa Maria Rosaria Boccia. Perché dovrà ricostruirsi, ripeto, una credibilità dopo questa vicenda. Quando la burrasca sarà terminata, sarà ricordata come quella che ha postato le storie. E questo, insomma, forse non corrisponde nemmeno alla realtà, alle capacità, alle competenze Ho della capito. persona. Possiamo dire che nel lungo periodo, allora cerco di mutuare una frase da Keynes, nel lungo periodo la cosa non gioverà, non le gioverà. No, nel lungo periodo la cosa non le gioverà, sarà sicuramente una zavorra, anche perché entrambi dimenticano una cosa fondamentale a proposito di identità digitale, che l'identità digitale è permanente, nel senso che chiunque di noi potrà domani mattina, fra 3 anni, 5 anni, fare una ricerca in rete e recuperare tutto ciò che in questi giorni, in queste ore, è stato scritto, tutto ciò che in questi giorni, in queste ore, è stato postato. Quindi, questa cosa qui non la dobbiamo mai dimenticare rispetto alla società, tra virgolette, fordista, dove il giornale serviva a incartare il pesce del giorno dopo. Oggi un post te lo ritrovi sempre. Quante carriere politiche o potenziali carriere politiche sono finite per un post? Ricordiamo proprio di recente l'assessore nominata al comune di Bari dal sindaco Leccese, che non è entrata nemmeno, tra virgolette, nel suo ufficio e ha dovuto rimettere la delega dopo qualche ora. Ricordiamo il caso alle politiche del 2022 del candidato del PD, la Regina, primo nel collegio, nella circoscrizione plurinominale, quindi sicuramente arrivava a Montecitorio, è stato costretto a fare un passo indietro. Quindi quello che per rispondere alla sua domanda è questo.
L'identità digitale resiste nel tempo ed è accessibile a tutti e questa cosa qui dovrebbe spingerci tanto, tanto, soprattutto i politici, alla cautela. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato gli effetti di questa vicenda non solo su San Giuliano, ma su tutti e due i protagonisti, che era importante farla, secondo me, questa riflessione. Grazie come sempre a Domenico Giordano di Arcadia. Grazie a voi, un ultimo dato, chiudiamo questa nostra chiacchierata con un dato, 45.800 follower, quindi mentre parlavamo sono cresciuti di altre 800 unità. Grazie Bene, grazie a Domenico Giordano. a voi.